collega Lucaselli. Sì, grazie Presidente. Anche il gruppo di Fratelli d'Italia si unisce al cordoglio per la perdita del collega Epifani, ma non è questo l'oggetto del mio intervento. Oggi il gruppo di Fratelli d'Italia vuole riportare all'attenzione fatti terribili, quelli di Saman Abbas, rispetto ai quali troppo poco si è parlato. Una ragazza di 18 anni che voleva semplicemente vivere in Italia da cittadina libera. E allora riteniamo che sia importantissimo riportare all'attenzione di quest'Aula il fallimento di una concezione sbagliata di multiculturalismo. È inammissibile che l'ideologia dell'integrazione si traduca nella possibilità per nuclei familiari avvolti dal fondamentalismo religioso di privare delle giovani donne delle libertà fondamentali, e tutto questo sul territorio italiano. L'Italia non ha potuto salvare la vita della povera Saman e adesso invece deve necessariamente fare giustizia sul suo aguzzino. Non esiste integrazione senza rispetto della Costituzione. L'Italia non ha bisogno dello ius soli. L'Italia ha bisogno di integrazione, ha bisogno che questa integrazione parta dalla condivisione della nostra cultura e dal rispetto delle nostre regole. Grazie. Grazie. Poi magari mi racconterà.